Ciao a tutti, bentornati sul canale, questo è Io Risparmio, sono Pasquale e il mio progetto per il raggiungimento della mia indipendenza finanziaria. Oggi andiamo a guardare tre aziende, Nvidia, Intel e AMD, e andiamo a capire perché possa essere entrato in una di queste e quale in realtà sia. Ma lo vedremo alla fine del video perché mi piace tenere un po' di suspense. Ovviamente, non essendo Massimo Cilignotta che si può comprare tutte le aziende, tutti quanti i panfili e i billions che ha, non mi posso, diciamo, esporre più di tanto. Scherzo, scherzo. Ciao Massimo, come va? Bene, in questo video, siccome sono tanti dati da far vedere, o voglio anche far vedere alcuni articoli, alcune schede, non mi ci metto diciamo, in un angolino del video, altrimenti poi con tutti i tagli che dovrò fare per saltare da un video, da una schermata all'altra o da un articolo all'altro, ci metterei 14 ore di rendering e anche 14 ore di montaggio. Per cui andrò direttamente a schermo e poi ci vediamo alla fine del video per la chiusura. Allora, eccoci su Simple Wall Street. Ho messo qui in comparazione le tre aziende: Nvidia, Intel, AMD, Advanced Micro Devices. Tre aziende che mi sono sempre piaciute tantissimo. Qui vediamo un attimino una panoramica generica usando il grafico a fiocco di neve per vedere quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di andare a investire in una o nell'altra azienda. Ovviamente adesso andiamo a fare un'analisi un po' più approfondita. Anche su Google, Yahoo Finance andiamo a vedere un attimino i dati economici. Però, come si vede, diciamo, ognuna di esse ha delle differenti prospettive di crescita in un comparto invece che l'altro, che sono completamente diversi da quelli che possono essere relativi alle altre due aziende. Per cui abbiamo qui Intel che ha un dividendo alto, è un'azienda value ed ha un passato molto importante. Abbiamo Nvidia che è molto verso il passato, ma è una salute economica migliore rispetto alla nostra amica Intel e ha un futuro leggermente un po' più roseo. Poi abbiamo AMD, che è l'ultima qua in fondo, con un futuro molto roseo, come si vede non è molto sottovalutata ed in un'ottima salute finanziaria. Per cui andiamo a vedere prima di tutto qual è il prezzo in questo momento e come si è andato ad evolvere. Ovviamente qui abbiamo un anno di ritorno, Nvidia ha dato il 190%, AMD il 168,5%, Intel solo il 5,5, ma questo ovviamente è legato anche al crollo della notizia che prima di tutto la nostra amica Apple ha ridotto il contratto, diciamo, ha eliminato il contratto che aveva con Intel e per cui non userai più i vari processori Intel, ma andrà ad utilizzare invece quelli propri. E anche perché c'è stata la notizia che i vari processori da 7 nanometri non andranno sul mercato prima del 2022 e questo ovviamente ha impattato fortemente il titolo. Se andiamo a vedere invece per quanto riguarda il ritorno negli ultimi 5 anni, incluso i dividendi, possiamo andare a vedere che le aziende, AMD non ha il dividendo, hanno dato dei ritorni eccezionali. In 5 anni AMD ha dato il 3.663%, Intel 77,5% e Nvidia 1.881,8%. Qui dei ritorni fantasmagorici. Per quanto riguarda la volatilità del prezzo, Intel è quella meno volatile, AMD e Nvidia sono stati molto volatili. Andiamo a vedere come si è andato ad evolvere il prezzo, appunto. Qua lo vediamo sul massimale prima. Possiamo vedere che appunto Intel negli anni 2000 è andato a essere impattato fortemente dalla crisi del dot-com, mentre Nvidia all'epoca era molto piccola e non si vede tutta questa differenza. Se andiamo a vedere gli ultimi 3 anni invece per tutte e tre le aziende, vediamo qualcosa di totalmente diverso. AMD è andata a salire in maniera veramente preponderante, cioè ha avuto una crescita paurosa. Intel è stata molto più fluttuante e Nvidia invece negli ultimi 3 anni ha preso Rocket e questo è anche legato al mining che in un certo periodo ha dato questa spinta importante a AMD e a Nvidia che producono entrambe schede grafiche e sono concorrenti fra di loro per questa tipologia di asset perché ne hanno venute parecchie e i prezzi salivano in maniera molto ma molto importante. In termini di valutazioni, ovviamente AMD e Nvidia sono fortemente sopravvalutate proprio per i motivi che dicevamo prima. Intel invece al momento, a causa delle cadute prepotenti delle due notizie che ho citato poco fa, e cioè di Apple che non utilizzerà più i processori Intel e anche il fatto che i 7 nanometri non vedranno la luce fino al 2022, ha portato il titolo a essere valutato molto meno di quello che è il suo valore reale. Per quanto riguarda la crescita futura, in termini di earnings, abbiamo ovviamente AMD e Nvidia che hanno delle prospettive migliori, mentre Intel è leggermente meno sottovalutato, ha delle prospettive di crescita minori. Anche dal punto di vista del fatturato, abbiamo sia AMD che Intel con un fatturato a due cifre, mentre
sia AMD che Nvidia hanno un fatturato a due cifre, mentre Intel solo un 1%. Se andiamo a vedere la salute finanziaria, sono tutte e tre aziende con pochi debiti rispetto a quello che è il loro capitale e il loro physical asset. Ovviamente sono aziende molto forti. Fa tutte e tre, quella più grande è ovviamente Intel, non c'è bisogno neanche che lo vada a dire perché Intel è un colosso che da decenni domina il mercato del chip. Se andiamo a vedere qua sul grafico quello che è il debito rispetto agli euro asset, vediamo come Nvidia è quella messa meglio insieme da Intel, mentre AMD praticamente ha cominciato ad avere questa salita da fine 2018, da quando in pratica sono cominciati a uscire la CPU della serie Ryzen, ma come possiamo vedere tutte e tre hanno molto cash, in particolare Nvidia è molto ma molto liquida. Dividendi, andiamo subito a vedere che per quanto riguarda AMD non ci sono dividendi, per quanto riguarda Nvidia è un dividendo che non si può neanche calcolare, mentre Intel ha un 2,44%. La sostenibilità di questi dividendi, 23% di payout ratio per quanto riguarda Intel, 12% per quanto riguarda Nvidia, perché ovviamente quello non si può neanche definire dividendo. Allora, quale delle tre sarebbe meglio inserire in portafoglio? Bisogna capire che i business al momento, anche se sembrano uguali, sono secondo me completamente diversi. E in questo mi faccio aiutare da buon appassionato di montaggio PC e di informatica, da Tom's Hardware, che produce degli articoli molto interessanti. AMD verso Intel. Qua guardiamo le CPU per il 2020. Da quello che si può vedere dalle varie analisi e benchmark che sono stati effettuati, AMD è al momento molto superiore alle CPU di Intel per vari motivi. Sono leggermente più cari quando prima AMD erano molto conosciute per il prezzo molto più basso rispetto alle CPU Intel, ma al momento il mercato richiede AMD e per cui quello ha influito moltissimo per quanto riguarda i prezzi che AMD può applicare ai propri processori. Per quanto riguarda quello che è le specifiche dei processori, da questo prospetto di Tom's Hardware possiamo andare a vedere che per quanto riguarda i processori AMD hanno più core e più thread, per cui hanno una velocità di elaborazione dei dati maggiore rispetto a quelle che sono le CPU Intel, che hanno un leggero risparmio per quanto riguarda il wattaggio, in alcuni casi per cui consumano leggermente meno corrente. Però danno delle prospettive di elaborazione dei dati maggiori, soprattutto per quanto riguarda i top di gamma. Però comunque, anche se si va a guardare la gamma media per l'utente medio, si può andare a vedere che il wattaggio è praticamente più alto quello delle CPU che sono della Intel, ma il numero di core e di threads rimane più o meno simile. Per quanto riguarda il prezzo, invece, al momento i 9, come dicevo prima, sono scesi di prezzo leggermente. Invece, se andiamo a guardare le schede grafiche, per cui AMD verso Nvidia, che è quello il mercato di riferimento, al momento AMD sembra aver recuperato qualcosa rispetto a Nvidia, rispetto al passato, dove Nvidia era, diciamo, l'azienda trainante in ambito di schede grafiche. Però qui c'è da fare anche una precisazione, come dicevo all'inizio, Nvidia in questo momento sta puntando molto sui servizi associati al gaming. Per cui le schede grafiche sono comunque un grande core dell'azienda, ma per chi come me è un consumatore della famosa Nvidia Shield, e non so se voi la conosciate, ma ve lo dico subito, Nvidia Shield è un prodotto di Nvidia che è in pratica una TV box che però è anche una gaming station, per cui potrebbe tranquillamente sostituire una Xbox o una PlayStation, in quanto i giochi si possono anche comprare, ma si possono anche utilizzare i giochi dei vari server di Nvidia. Per cui si gioca online con i server di Nvidia, non occupando, diciamo, la propria CPU, per cui non occupando la potenza della propria banda, ma utilizzando semplicemente lo stream che si ha sui server Nvidia. Inoltre, se si hanno delle schede grafiche di ultima generazione Nvidia, si può andare a giocare sul proprio computer, ma andando a puntare tutto quanto sulle Nvidia Shield, per cui si può andare a giocare tranquillamente in TV dal proprio computer senza nessuna problematica in reale. E senza dei lag che possono essere causati dalle comunicazioni dati, perché appunto i dati vengono elaborati dai server di Nvidia. Andiamo a vedere un attimino quella che può essere la loro situazione finanziaria. Nvidia, in questi ultimi anni, dal 2017 fino ad adesso, ha avuto un proprio rendimento crescente, ha avuto un leggero calo di vendite nel 2020, ma per quello che posso capire,
Il 2021 sta andando alla grande proprio perché la pandemia ha spinto tantissimo sui prodotti di livello tecnologico, così come il gross profit è praticamente aumentato e essendo in questo momento, sto registrando a ottobre, neanche alla fine dell'anno, sicuramente si andranno a battere di molto i risultati dell'anno precedente. Per quanto riguarda AMD, l'azienda è molto più piccola rispetto alle altre due, ha un fatturato di circa 7 miliardi e mezzo adesso, ma anche in questo caso l'anno ancora non è finito. Ma per quanto riguarda AMD, il fatturato è stato sempre in crescita dal 2016 fino ad oggi, sta crescendo in maniera esponenziale, così come il profitto lordo. Per cui da questo punto di vista è vero che AMD è leggermente sopravvalutata, ma la crescita che sta avendo in questo periodo, proprio grazie alla immissione dei processori a 7 nanometri, sta dando i propri frutti. Inoltre AMD sta recuperando, come dicevo prima, ottime posizioni rispetto a Nvidia per quanto riguarda le schede grafiche. Andiamo a vedere Intel, che non ha avuto anche lei una battuta d'arresto e si vede anche, pur avendo perso, diciamo, in questo periodo delle vendite e gli earnings, il proprio fatturato andrà ad essere molto, più grande di quello che si è andato a vedere nel 2019, così come il profitto lordo. Per cui non si può sicuramente dire che Intel sia un'azienda che è in difficoltà, ma anzi, è un'azienda che sta puntando a diversificare molto il proprio portafoglio di produttivo su altre attività, che non sono solo quelle dei processori, ma come dicevo prima anche dei hard disk a stato solido, degli hard disk M2, quelli integrati direttamente nella scheda madre, e per cui possiamo vedere che le tre aziende di per sé non possono essere assolutamente definite come solo produttrici di processori o di schede grafiche, ma i loro business sono molto più complessi di quello che si possa immaginare. Adesso andiamo via da questo computer con tante immagini e tante schermate e andiamo a trarre le conclusioni e ti dico anche quale ho comprato. Bene, eccoci arrivati alla fine di questo video. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Ma alla fine, quale azienda ho comprato? Intel, AMD o Nvidia? Bene, le ho prese tutte e tre. Esatto, tutte e tre proprio per le considerazioni che ho fatto durante tutto quanto il video, cioè che ognuna di esse ha un vantaggio commerciale rispetto all'altra in diversi settori. AMD in questo momento produce i chip migliori perché i 7 nanometri di Intel non vedranno la luce fino al 2022. Prima si pensava al 2021, adesso è il 2022. Però Intel è sempre un colosso che sta diversificando il proprio business anche dal punto di vista dei hard disk M2, quelli da installare direttamente alla scheda madre. Per cui è un'azienda che non finirà mai di salire. Nvidia, lotta continua con AMD per quanto riguarda le schede grafiche. AMD sembra in leggero vantaggio, ma Nvidia è anche potentissima sotto questo punto di vista e sta orientando il suo business molto di più su quello che è l'introito che deriva dai giochi e dalle vendite non solo dei giochi di per sé, ma anche di servizi ad essi correlati. E come ho detto durante il video, sono un consumatore di Nvidia Shield, il Box TV Gaming, che è una delle novità che ha portato Nvidia, qualche anno fa e che ancora vende e va alla grande. Per cui spero che questo video sia stato di tuo gradimento e di questa analisi sia stata di tuo gradimento. Se questo fosse vero, lascia un pollice in su perché lo fai capire all'algoritmo di YouTube, lo fai capire a me e comunque ci aiutiamo a vicenda. Se sei nuovo e di passaggio su questo canale, ovviamente ti chiedo di cliccare la campanella delle notifiche. Prima però iscriviti al canale, se no non serve a niente, anzi non ci riesci. Per cui, perché in questo modo poi non perderti i video successivi. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!